noi siamo molto grati a questo nuovo millennio. In questi 17 anni del nuovo millennio, per esempio, tra i tanti successi che si possono annoverare, c'è proprio quello che noi sappiamo molte più cose di Caravaggio che di quelle che si sapevano nel 1999, soprattutto sul fronte dei documenti. Tra il 1596 e 97 affronta la dura vita a Roma, le fonti ne parlano come un disperato, povero e nudo, passa da una bottega all'altra, fino a che nel 1597 non incontra il Cardinale del Monte. Cardinale del Monte che invece gli spalanca le porte delle grandi committenze romane e lì comincia la sua fortuna. Che succede? Sapete tutti, nel 1606 uccide Ranuccio Tomassoni, poi vedremo, ci sono una serie di ombre su questo omicidio, è costretto a scappare da Roma, va prima a Napoli, poi a Malta fra il 1607 e 8, poi in Sicilia, di nuovo a Napoli, quando gli arriva notizia che forse veniva graziato perché era stato condannato, diciamo, in contumacia per la morte di Ranuccio Tomassoni, tenta di tornare a Roma, non ci riesce, viene fermato a Palo e muore sulla spiaggia, dicono i biografi, ma in realtà sappiamo in ospedale, ecco qua il documento, nell'ospedale Santa Maria Ausiliatrice, muore e viene sepolto in una cassa comune a Porto Ercole. Una vita brevissima, fatta di una serie di capolavori straordinari, ma anche di tensioni, di sofferenze straordinarie, che come abbiamo visto i documenti che avete visto scorrere, che sono stati ritrovati proprio in questi anni, ci hanno segnalato. Caravaggio sparisce letteralmente dai monitor tra il 1592 e il 1596, 4 anni di silenzio. Caravaggio non è una persona che passa inosservata, cioè se c'è sicuramente una notizia di un biografo, un documento, un arresto, un verbale, esce fuori. E quindi questi anni di vuoto sono veramente strani per lui. E invece poi c'è Elena, che è la figura forse più importante, la prostituta più importante che lui raffigura, Maddalena Antonietti. È per lei che Caravaggio aggredisce il notaio Mariano Pasqualone, quel notaio che ha generato il sequestro dei suoi beni, e viene raffigurata spesso con questo bambino che è suo figlio Paolo.